Cari amici, eccoci qua, benvenuti alla Bargigia. José Mourinho entra di diritto nella discussione principale del bar di questa settimana perché ancora una volta si è reso protagonista di una gazzarra indegna, questa volta nel match perso dalla Roma contro la Cremonese, prima vittoria della formazione lombarda, e Mourinho sempre al centro di una rissa che in questo caso coinvolge anche, forse con qualche responsabilità, il quarto uomo della gara. E per questo sia l'allenatore che il quarto uomo saranno ascoltati dalla Procura federale, ma intanto il giudice sportivo ha sanzionato Mourinho con 2 giornate di squalifica ed un ammenda. Comincerà a saltare il delicato match con la Juventus in campionato. Quello che è certo, al di là forse di qualche parola sconveniente che gli avrebbe detto il quarto uomo, resta il fatto che l'allenatore portoghese strumentalmente usa le polemiche arbitrali per distogliere l'attenzione dalle sue lacune, dalle lacune della sua squadra e dalle lacune del suo lavoro. È l'unica squadra intanto che ha perso con la Cremonese. Il sistema Mourinho oramai è noto. Io già lo scorso anno dicevo che la Procura federale avrebbe dovuto essere più attenta e più severa e soprattutto sanzionare Mourinho per le sue dichiarazioni incendiarie che faceva ad ogni partita non vinta, magari anche pareggiata, sempre contro gli arbitri, contro il sistema, contro il potere delle altre squadre, il potere del nord, eccetera eccetera. C'è un sistema Mourinho abbastanza conosciuto tra gli addetti ai lavori. Si dice che sia l'allenatore che i suoi collaboratori in panchina abbiano quasi una modalità prestabilita su qualsiasi episodio arbitrale che succede in campo di alzarsi e di fare confusione per creare condizionamento all'arbitro. Di Mourinho, chi lo seguiva quando allenava l'Inter si ricorderà in un Inter-Sampdoria del 2010 il famoso gesto delle manette a Tagliavento che gli costò 3 giornate di squalifica con una pesante ammenda. L'anno scorso il gesto del telefono all'arbitro Pairetto di Torino a Roma-Verona. La Roma farà ricorso contro questa squalifica di 2 giornate. Secondo me la Roma farebbe bene con tutti i danni che provoca Mourinho a livello ambientale, con i suoi giocatori, le critiche alla società e soprattutto con questa mancanza di cultura sportiva, a salutarlo a fine stagione con un anno di anticipo sul contratto e a non aspettare che sia Mourinho a congedarsi in anticipo. E ci sono delle critiche feroci anche, ma questa volta non per questioni comportamentali, su Simone Inzaghi, l'enigmatico allenatore dell'Inter, perché comunque Simone Inzaghi è una brava persona, una persona garbata, è uno che comunque trofei ne vince. L'anno scorso ha perso un sanguinoso scudetto, ma ha portato a casa 2 trofei. Quest'anno già ne ha uno, parliamo della Supercoppa, è in corsa in Champions, è in corsa in Coppa Italia. Però ha fatto imbestialire ancora una volta i tifosi e i dirigenti dell'Inter, perché Marotta in settimana l'ha punzecchiato dopo la sconfitta in trasferta con il Bologna. Tra l'altro sconfitta meritata, perché ha giocato contro una squadra ben allenata da Thiago Motta, e proprio Thiago Motta potrebbe essere l'allenatore virtualmente destinato a sostituire Inzaghi qualora la stagione dell'Inter non fosse così convincente. Ricordiamo che Inzaghi ha ancora un anno di contratto fino al 2024, però i numeri di questo allenatore non convincono tanti, soprattutto non convincono in questa stagione la dirigenza. 7 sconfitte consecutive fin qui su 24 gare. Quasi tutte, non tutte, con squadre piccole. E se si ricordano le cifre, i numeri delle sconfitte di Simone Inzaghi alla Lazio: 13 in una stagione, 10 in una stagione, 8 in una stagione, 12 nell'altra, si capisce che questo allenatore ha qualcosa che non convince del tutto. È chiaro che la Lazio non aveva gli obiettivi dell'Inter, quindi poteva andar bene. Però adesso registriamo una certa insofferenza da parte della dirigenza,
che l'altro giorno sono state ad Appiano, hanno fatto quadrato, ha richiamato prima l'allenatore e poi la squadra, e Marotta, come vi dicevo, l'ha punzecchiato anche nelle dichiarazioni post match col Bologna del giorno successivo. Ma una domanda sorge spontanea: questi dubbi probabilmente un dirigente competente li annusa, li fiuta, no? E dovevano quindi averli intuiti anche la scorsa stagione. Allora mi chiedo, perché Marotta ha avuto tutta questa fretta nel prolungargli il contratto di un altro anno, nel prolungare il contratto di Simone Inzaghi, tra l'altro con un sensibile aumento dell'ingaggio dentro ad una società in crisi, pesante crisi finanziaria? Sono i misteri del calcio. E non è più quasi un mistero, nel senso che si sta dipanando, e quantomeno sul fronte campionato, dopo la deludentissima partenza di stagione con l'eliminazione al girone della Juventus in Champions League, adesso la formazione di Allegri è tornata comunque ad essere convincente, se non nel gioco, nell'atteggiamento e nei risultati, perché dopo l'ultimo intoppo con la sconfitta di fine gennaio contro il Monza sono arrivate 4 vittorie consecutive in campionato, è arrivato il passaggio del turno in Europa League contro il Nantes, non certo un avversario clamoroso, però cosa abbiamo visto, cosa cominciamo a vedere? Che probabilmente certe cose andavano fatte prima, la Juventus non si sarebbe trovata in queste condizioni di sofferenza finanziaria se avesse fatto delle scelte più sostenibili ed intelligenti per capire quali dei giovani, vale a dire affidarsi di più ai giovani. Abbiamo visto nel derby, vinto con orgoglio e con determinazione col Torino, che Allegri, finalmente era ora, lui così allergico ai giovani, ha dato il timone del comando del centrocampo a Fagioli e ha preferito a quel pensionato da 6 milioni di euro netta stagione di Paredes, gli ha preferito il giovane argentino Barrenechea. Ecco, questo è stato un segnale. Poi l'argentino è stato sostituito da Pogba. Finalmente, un'altra nota lieta, è tornato in campo il francese. La strada della Juve è segnata, nel senso che la linea giovane è un must oramai e speriamo che non deraglino più. Hanno fatto ricorso al CONI contro i 15 punti di penalizzazione. Intanto la Juve senza quei 15 punti sarebbe seconda in campionato. Le seconde, Inter e Milan, sono a ben 18 punti dal Napoli, udite udite. Quindi parecchi demeriti, ma tanti meriti da parte del club di De Laurentiis e della formazione di Spalletti. Chiudo dicendo che siamo in Italia e quindi questo balletto per decidersi su cosa fare per lo stadio di proprietà tra Inter e Milan sta diventando una roba stucchevole. Ogni giorno salta fuori un'area, i due club dovevano fare lo stadio insieme, poi ognuno va per la sua strada, ognuno fa gli incontri con il sindaco e con i rappresentanti istituzionali per proprio conto, scelgono delle aree e poi vengono buttate via. Cioè, è già complicato da farsi venire il mal di testa in Italia decidere dove e cosa fare e come fare uno stadio. Figuratevi farlo, quando sarà pronto, chi lo vedrà, ci saremo ancora noi per vedere il nuovo stadio di Inter Milan. Intanto vi saluto.